Choose your player. Mario! Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo su GTA 5 per un qualcosa di veramente molto particolare e divertente. Guardate cosa ho appena creato. Allora, io sono su un'isola in mezzo a un lago e ho messo 100 NPC armati di una pistola ciascuno. Tutti questi NPC sono qua tranquilli, fermi, guardate quanto sono tranquilli. Ma cosa succede se gli puntiamo un'arma? Cosa ne pensate? Io mi sono messo ovviamente invulnerabile perché non vorrei creparci, però guardate cosa succede. Inizio a spadarsi tutti, guardate, guardate, un casino. No, vabbè, incredibile. Guarda questo come scappa. Oh mio Dio, oh mio Dio. Quanti ne sopravvivranno? Ok, sono caduto in acqua, ne sono rimasti pochi. Ce n'è uno che mi è sfuggito. Guardalo, è là dietro la roccia sparando agli altri. Se sono tutti armati di una sola pistola e succede questo, cosa succede se gli diamo un fucile? Ok, uno è lì nascosto dietro la roccia, l'altro è qui. Vediamo se succede qualcos'altro. Sì, sparano a me. Tu invece? Lo uccido io, mettiamo fine alle vostre vite, dai. Iniziamo la parte seria della challenge. Allora, andrò a fare una sfida con tutti questi. Ovviamente partirò da pochi. Ne metterò, non lo so, 5, tutti armati con un tirapugni e anch'io armato di un tirapugni. Così, in modo da vedere chi sopravvive. Non mi metterò invincibile, ovviamente, perché sennò non avrebbe senso come cosa. Praticamente io dovrò fare questa challenge. Allora, se vinco con 5, passo al livello successivo. Ne metterò 10 al livello successivo, magari. Poi ne metterò 20, poi ne metterò 25, poi 50 direttamente. Poi può capitare che ne metterò direttamente 100. Capito come funziona? Ok, andiamo subito a sistemare la nostra zona. Ok, eccoci qua. Siamo in una vecchia pista di aerei abbandonata, come vedete. Ho messo 5 persone qua in fila con un tirapugni. Io non mi sono accorto di non averlo, quindi mi sono preso il manganello. Perché ovviamente poi saranno 5 contro di me principalmente. Voglio vedere se riesco a sopravvivere. Mi sono dato, diciamo, un piccolo upgrade rispetto a loro. Anche se penso che un tirapugni potrebbe fare molto più male di un manganello. Ok, vediamo un po' cosa succede. Se mi avvicino minaccioso così, non fanno niente. Devo picchiarli per forza. E vi spingo tutti. Ma l'ho steso. Ok, userò i pugni. Se io picchio te, ma come posso stenderli così? Ok, si alza, mi picchia. Eccolo, eccolo. Aia, aia. Ok, eccoci qua ragazzi. Ho provato con 5 persone, però era abbastanza noioso. Non succedeva molto. A tutti ho dato il tirapugni. Sono 15. Vediamo cosa succede se io gli punto un'arma così addosso un attimo. No, scappano. Ma perché scappano? Non dovete scappare. Dobbiamo fare una rissa. Ti raggiungo, ti raggiungo, ti raggiungo. Vediamo se mi picchia ora. No, hanno visto che c'è un'arma, quindi non mi picchiano. Eccoci qua, ne ho messo 15. Ho messo a tutti che mi odiano e hanno tutti il tirapugni. Noi abbiamo... Eccolo, eccolo, eccoli. Stanno arrivando, stanno arrivando. Perché arrivano una alla volta però? Iniziamo una bella rissa. Ma perché muoiono? Ma muoiono con uno schiaffo? Cos'è questa storia? Ok, adesso inizieranno a picchiarmi, dai. Dai, dai, dai. Li ho presi tutti, dovrebbero... Stanno iniziando a picchiarsi anche tra di loro. Oh. Una brutta notizia. Mi ha girato il collo. Mi ha spezzato l'osso del collo. Ok, no. Forse con i pugni non va bene. Dobbiamo stare un po' più a distanza. Prendere una pistola e dare una pistola a tutti loro. Ok, vediamo dove siamo. Penso che possa andare bene anche questa zona per ripartire. Ok ragazzi, ne ho messo 10 con una pistola ciascuno. Mi prendo la pistola anch'io. Vediamo cosa succede se li miro. Da qua non se ne accorgono. Ah, c'è anche un poliziotto qui. Va bene. Ok, mi vedete? Oddio. Mamma mia, mamma mia. Cavolo, è difficile. Però guardate quanti sono. Ne sono rimasti 4. Su 10 ne ho ucciso 6. E stanno continuando. Sentite un po'. Ci sono anch'io, eh. Dove è scappato l'ultimo? Ok, sei tu l'ultimo. Va bene così, dai. Per te il gioco è finito. Gli Hunger Games sono finiti qui. Ok, andiamo avanti. Ci mettiamo qua dietro adesso. Così non vediamo tutto questo casino che abbiamo fatto. Penso sia morto anche il poliziotto, perché non l'ho più visto. Allora, questa volta proviamo con 25. A tutti do una pistola. E io mi tengo, boh, non lo so, un fucile stupido. Qualcosa che comunque mi possa aiutare contro 25 player. O meglio, contro 25 NPC. Ok ragazzi, come vedete ho messo 25 NPC lì, tutti armati di una pistola. Uno sta scappando. Io mi metto il fucile e vediamo cosa succede. Li ho puntati tutti. Hanno iniziato. No, vabbè, è incredibile. Ok, è stato un fail allucinante. Siamo ritornati qua davanti alla guardia medica. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, cambio obiettivo. Ne metto 50. Tutti con una pistola ciascuno. Mi metto io invincibile. Inizio a mirarli. Così si sparano tra di loro. Poi mi tolgo l'invincibilità. E inizierò a mettermi anche io nella mischia.
per vedere se in questo modo riuscirò a resistere almeno un po' di più, perché ora come ora sta durando, non lo so, 15 secondi il tempo di spawnarli e poi mirarli e mi uccidono. Oh, ha iniziato a picchiarmi i pugni questo! Ma cosa sta succedendo? Non è che ho fatto in tempo a mettermi invincibile. Inizia la rissa, mi dispiace. Vai, dai, dai così, dai così, dai così. Cosa vuoi fare? Ok, meno uno. Questo tizio con la macchina mi sa che gli conviene scappare. Ok, mi metto invincibile, veloce. Prendo un'arma. Ok, dovrei averli. Ecco fatto. Via l'invincibilità. No, mi sa che neanche così funziona come cosa. Perché comunque mi stanno uccidendo. Adesso dovrei rientrare direttamente qua davanti. Stanno ancora sparando, forse. Ecco, appunto. Dai, mi metto anch'io nella mischia di nuovo. Guarda, lì ce ne sono due che si sparano. Meno uno. Forse ce n'era uno qua dietro, no? È morto. Ecco, ce n'è uno là dietro. Ok, dovrebbero essere finiti. Sta arrivando anche la polizia. La cosa si complica. Sta diventando tutto più difficile. Oddio, oddio, oddio. Quanta vita ho? Ne ho poca. Ok, non sono invincibile, vi ricordo. La cosa è degenerata un pochino. Mi sono perso un poliziotto. Ok. È arrivato anche un elicottero. Mi sono recuperato la vita. Va benissimo. Vediamo di fare qualcosa di molto veloce e molto intelligente. Mettiamo questo tipo ad aiutarmi. Gli diamo il lanciagranate. Ok. Companion va benissimo. Oddio. Forse non era la scelta migliore. Ok, ragazzi. Contro la polizia non mi è andata come speravo. Assolutamente. Neanche quelli che ho provato a mettermi come compagni hanno aiutato molto. Sono scappati la maggior parte o sono morti. Uno mi ha ucciso. Ok ragazzi, siamo tornati su quest'isola, quella dell'inizio, dove metterò 100 NPC. Nessuno sarà armato, nemmeno io. Tutti con i pugni. Riusciremo a sopravvivere questa volta? Non si sa. Ragazzi, mi sono lasciato sfuggire un po' la mano. Non ne ho messo 100. Ne ho messo il doppio. Sì, sono 200 persone che mi odiano. Per fortuna sono tutti a mani nude al momento. Ecco il primo che si avvicina. Un momento, no, mi sa che solo con i pugni non ce la faccio. Uso il manganello. Mi tolgo l'invincibilità. Ok, possiamo iniziare la rissa. Meno uno. Vediamo se anche tutti gli altri mi attaccano. Ora penso di sì. Via, 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 via. Prendiamone altri. Spingiamoli così si arrabbiano. Ecco, iniziano a picchiarsi tra di loro. Io non riesco a passare. Oddio. Devo riuscire ad uscire. Ok, tre mi stanno seguendo. Gli altri stanno iniziando a picchiare tra di loro. Non ho più vita, non ho più vita. Ok, vediamo se riesco a fare qualcosa. Quelli sono comunque fermi. Iniziamo a spingere anche loro di nuovo. Dai, 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 dai. Iniziano a cercarmi. Guardateli, guardateli, mi stanno inseguendo. Sono in molti, eh. Questi stanno picchiando tra di loro ancora. Continuiamo a dare spintoni. Eccolo che ritorna. Lo sapete che forse un manganello non basta? Ok, via. Prova a cambiarmi l'arma. Una mazza da baseball. Ecco che anche gli altri iniziano a inseguirmi. Piano piano stiamo raggiungendo l'obiettivo, eh. Una Royal Rumble in un'isola. Ok, ragazzi, guardateli, guardateli. Piano piano si stanno avvicinando tutti. Tra di loro iniziano a nascere gli scontri interni a questa popolazione minuscola di 200 persone. Ok, iniziamo a picchiarne qualcuno anche noi. L'ho mancato, l'ho mancato. Questi fanno veramente male, ragazzi. Ce la faccio? No, no, non lui. Non quello che è già steso. Gli altri. Dai, dai, dai. Mi sa che qua ci crepa, ragazzi, eh. Ok, l'ho mancato. Dai. Via, 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 via. Attiriamo anche gli altri. Forse 200 sono troppi, lo sapete. Ne ho preso due in un colpo solo. E qua iniziano a farmi male, eh. Ok ragazzi, ho recuperato un po' di vita. La gente mi sta iniziando a picchiare un po'. Eccoli che si alzano tutti, mi inseguono. Guardateli, guardateli. Piano piano uno dopo l'altro arrivano. E qua sono iniziati i primi scontri interni, eh. Mi metto nella mischia così do pugno a tutti. Userò un martello adesso al posto della mazza da baseball. Vediamo se riesco a fare qualcosa. È una pazzia, ho messo troppe persone. E le ho messe tutte attaccate, quindi molta gente non viene. Durerà un'eternità questa Royal Rumble. Ok, no, forse con la mazza da baseball ne prendevo di più. Dai così. Dovrebbero arrivare tutti uno dopo l'altro. Però li uccido subito. Mi serve qualcosa che, boh, non lo so, gli fa un po' male, ma che non li uccide. Tipo una mazza da golf dovrebbe andare. Eccoli che arrivano gli altri. Guardateli, guardateli. La mazza da golf prende un range molto più alto. Quindi dovrebbero alzarsi e picchiarmi tutti. Ne sono rimasti ancora tantissimi, ragazzi. Guardate. Questi che continuano a inseguirmi. Dai, sono qui, sono qui, sono qui. Mi sa che meno ce ne sono, più gente viene a inseguirmi. Sto camminando sopra la gente, guardate. C'è una montagnetta qua. Ok, anche loro iniziano a inseguirmi di nuovo. Ho sbagliato, ho messo una pistola. La maggior parte delle persone sono scappate, cavolo. Non mi ero accorto della vita. È finita alquanto male la partita. Ok, ragazzi, sì, mi hanno ucciso nuovamente. Con 200 persone era veramente impossibile. Prima perché non mi seguivano tutti. Avrei preferito che tutti si picchiassero tra di loro, che qualcuno venisse da me. Però molti erano fermi, non facevano nulla. Poi per sbaglio ho messo una pistola, quindi la maggior parte sono scappati. Allora lì sì che qualcuno è venuto a picchiarmi di nuovo. Non è andata benissimo dal momento che
che sono morto. La prossima volta proverò a metterne un po' di meno, magari la metà a 100 dovrebbe andare bene. Ho voluto esagerare apposta perché c'è 200 persone che si picchiano, secondo me era veramente fantastico. Quindi per la prossima volta proverò un qualcosa di simile, ma non la stessa cosa. Vediamo se riuscirò a trovare un posto più figo e qualcosa da far fare a questi NPC che posso spawnare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata, grazie e arrivederci.